Cosa c'è, tesoro? No, papà, ancora quel sogno. È sempre lo stesso. Povera piccola. Non devi aver paura. Sei qui con me, vedi? Devi stare tranquilla. È un sogno, un brutto sogno. No, no, non è un sogno. Le vedo sempre quelle fiamme. E poi, quella voce che mi chiama è la mia mamma. Lo so che è la mia mamma. Perché? Perché soffre tanto? Che le hanno fatto? È una brutta storia. E poi è successa tanti anni fa. È meglio non parlarne. No, invece io voglio sapere. Dimmi, ti prego. Forse hai ragione. È giusto che tu sappia. Ora sei quasi una donnina e certe cose le puoi capire. Era così bello quando mi chiamavi papà. Ma io ti chiamerò sempre papà. Cara, ma saprai che non è vero. Io non sono tuo padre. Eri un povero cosino, tanto spaurito quando ti ho trovato quella notte. 8 anni fa, in Sicilia. Giravo le fiere, come adesso, ma viaggiavo solo allora. Non avevo che il carrozzone e il cavallo. Una notte, a poche miglia da Bagheria, un chiarore strano attirò la mia attenzione. Su un'altura di una villa isolata, qualche cosa bruciava. Non c'era da sbagliarsi. Anche il cavallo lo sentì. Allora corsi verso il cancello che non era molto lontano. Lo trovai spalancato. I ladri, pensai. Non sapevo cosa fare. Ma in quel momento vedo un uomo a cavallo che veniva giù come un dannato. Un miracolo se riuscii a scansarlo. Non avevo potuto nemmeno vederlo in faccia. Però, voltandomi, sento qualche cosa sotto il piede. Mi chino. Era un portasigari. C'erano 2 cifre e 1 corona. Doveva essergli caduto nella corsa. Ci sono io. Madonna santa. Dio mio. Disgraziato. Che potevo fare? Chi mi avrebbe creduto? Tutti avrebbero pensato che l'incendio l'avevo appiccato io dopo aver rubato. Un povero zingaro come me desta sempre sospetti. Avrei finito per scontare il delitto di un altro. Dell'uomo che scappava, vero? Già. Era lui l'assassino, senza dubbio. Ma il suo delitto resta ignoto a tutti, fuori che a me. E io? E adesso lo sai anche tu, ma sei una bambina. Cosa vuoi fare? Ha avuto il diavolo dalla sua, quel maledetto. Tutti hanno creduto in una disgrazia. Guarda. Leggi qua. Una terribile sciagura a Bagheria. La marchesa Evelina Paternò e la sua unica figlia, la piccola Irene, perite nell'incendio della loro villa. 1000 volte l'ho letto. Eravate sole quella sera alla villa. La tua povera mamma aveva raccolto tutta la sua fortuna proprio il giorno prima. E licenziato i domestici. I domestici? E non potrebbero essere stati loro. Ma che? Erano già a Palermo, vedi, lo dice qua. La cameriera Caputo Carmela, il valletto Bossi Simone, già a Palermo, furono informati della disgrazia dall'autorità. No, no, loro non c'entrano. Tutti mi credono morta allora. Nessuno sa che mi ha portato via. Nessuno? Pochi giorni dopo Garibaldi sbarcava a Marsala. Chi vuoi che si occupasse di fare ricerche, indagini? Scappavano tutti. Io riuscii a imbarcarmi per il continente perdendo tutto. Questo però l'ho conservato. È il solo indizio che abbiamo, ma è troppo poco. Ma io lo devo trovare, per la mia mamma. E tu mi aiuterai, è vero che mi aiuterai? Certo, caro, certo. Marco, Satanella, sbrigatevi, a momenti tocca a voi.